Domani all'udienza preliminare Federconsumatori, oltre alla propria costituzione sia come Federconsumatori di Arezzo sia come Federconsumatori Toscana e anche la Federconsumatori Nazionale, 1517 cittadini della Toscana si costituiranno parte civile con noi. È il numero più grande fino ad oggi di costituzioni di parte civile in un processo penale. Si apre domani al Tribunale di Arezzo il processo per bancarotta fraudolenta a carico di 20 imputati ex amministratori di Banca Etruria. L'udienza preliminare aprirà di fatto un maxi processo penale, il più grande per il numero di persone che si presenteranno per costituirsi parte civile. Molte di queste sono seguite in Toscana dalla Federconsumatori, che ha costituito un collegio di avvocati formato da Massimo Aragiusto, Gerardo Maras e Cristiano Rossi. Saranno due gli atti depositati, uno per le associazioni di difesa dei consumatori a livello italiano, toscano e aretino come persone offese, l'altro per i risparmiatori come danneggiati. Questo la dice lunga su quanto questa vicenda abbia pesato anche sotto il profilo umano nei confronti delle persone, non solo sotto il profilo economico. Tantissima parte di queste persone hanno ricevuto l'80% dalle stanze di rimborso e giustamente, nonostante questo, ritengono doveroso fare questo passaggio sia per un senso di giustizia sia per recuperare ciò che manca rispetto alla differenza di quanto hanno ottenuto fino ad oggi. Non solo, ma questa possibilità oggi si apre anche per gli azionisti, a cominciare da coloro che sono diventati tali perché proprietari di obbligazioni subordinate convertibili, che un bel giorno sono state convertite e si sono trovati ad essere azionisti, ovviamente senza nessuna volontà di esserlo, a cominciare da loro, che sono sicuramente gli azionisti quelli più deboli. Poi ci sono anche tutti gli altri, ovviamente. Che aspettative avete da questo processo, insomma? Quali sono i punti sulla quale si basa la vostra costituzione di parte civile? Beh, intanto noi un anno fa abbiamo fatto degli esposti. Abbiamo fatto degli esposti nei confronti degli amministratori e in questi esposti davamo alcuni riferimenti anche sul comportamento e sulla mala gestione della banca da un punto di vista del controllo del conto e dei conti e dei bilanci. Dopo un anno c'è un rinvio a giudizio, ovviamente non è solo merito nostro, altre sono state le associazioni che hanno portato in tribunale denunce, eccetera. Noi un mese dopo abbiamo fatto un ulteriore atto nei confronti della Pricewaterhouse, per cui oggi ci troviamo legittimati a ragionare sulla possibilità di intraprendere nei confronti della società di revisione alcune iniziative sotto il profilo civile, perché la riteniamo responsabile di ciò che è successo. E conseguentemente, prima di farlo però vogliamo avere la massima certezza, abbiamo dato l'incarico a un professionista per valutare tutti gli atti e a settembre-ottobre riprodurremo con le stesse persone, speriamo anche di più, un'azione civile nei confronti della società di revisione. Questi plichi raccontano tante storie. Questi plichi non sono solo fogli, sono storie. Sono storie di persone riassunte in numeri, ma dietro c'è una storia, c'è una tragedia, c'è pezzi di vita, ci sono litigi familiari, c'è di tutto, famiglie si sono scomposte, lo diceva già Pietro, famiglie si sono riunite, ci sono drammi, i drammi delle persone, eccoli qui, raccolti. Domani si apre sicuramente un importante processo, perché è quello per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, che vede 20 imputati. Noi ci saremo insieme a 1516 persone fisiche che saranno lì a rappresentare il danno anche morale che hanno subito. Non ci si ferma qui, perché ci sarà un altro procedimento, che è quello legato ai crediti erogati con troppa facilità che hanno prodotto il crack. E poi noi pensiamo che nel corso del processo potranno emergere elementi che allargano l'alveo delle responsabilità. Ci sono tutto il mondo dei soggetti che dovevano vigilare e che secondo noi non hanno vigilato quanto era necessario fare, a partire da Consob e dalla società di revisione che è la Pricewaterhouse.
sicuramente non lasceremo indeterminate anche queste azioni nei confronti di questi soggetti. Che aspettative avete dalla Costituzione di Parte Civile, innanzitutto se sarà accettata secondo voi e poi dal corso del processo? Ma mi auguro di sì, sarebbe molto grave che un'associazione che ha nel tempo tutelato dalle vicende Cirio alla Parmalat, alla vicenda Ligresti, siamo sempre stati a fianco dei risparmiatori, sarebbe assurdo che il giudice non l'accogliesse. Non ci fermeremo, non sarà certo un eventuale rigetto dell'istanza che, ripeto, sarebbe oggettivamente incomprensibile a fermarci. Mi lascia nome. Giuseppe Minigrilli, vicepresidente regionale della Federconsumatori. Su questo tavolo ci sono tanti plichi, ogni plico racconta una storia, sono le storie di coloro che hanno perso i risparmi con la vicenda drammatica di Banca Etruria, drammatica per questo territorio, tantissime persone sono passate da questi uffici, l'avete viste più volte a raccontare le loro storie. Ahimè sì, sono passate circa 2000 persone e qualche volta ci hanno raccontato dei veri drammi familiari. Persone con problemi di handicap in casa, persone che avevano investito i risparmi di una vita, persone che si erano appena licenziate dal lavoro perché in quiescenza avevano investito il proprio TFR. Gente comune, non speculatori, gente comune. E questa gente comune è ritornata da noi per costituirsi parte civile, perché hanno una dignità. Io ho riscontrato molta dignità in queste persone. Qualcuno che poteva avere anche economicamente non interesse a costituirsi si è voluto costituire per una questione di dignità. E poi drammi, ulteriori drammi. Famiglie che al momento della presentazione dell'istanza di rimborso erano unite, sono venute a costituirsi parte civile e erano disgregate perché questa vicenda ha pesato parecchio anche sui rapporti familiari. E è un dramma, è un dolore. Abbiamo visto davvero il dolore delle persone che si sono presentate da noi. Ecco, questi plichi domani andranno al Tribunale di Arezzo, dove appunto partirà questo processo, grande processo, importante per la mole di costituzioni di parte civile, per gli imputati che sono i vecchi amministratori di Banca Etruria. Voi che aspettative avete? Beh, innanzitutto ci aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso e siano accertate le responsabilità. Chi ha sbagliato deve pagare, chi non ha sbagliato perché il tribunale lo riterranno colpevole sia giustamente assolto. Sta di fatto però che non è possibile pensare che ci si possa limitare a queste persone. Questi sono gli autori materiali, perché amministratori, diciamo, della bancarotta, ma ci sono altre connivenze. Perché non si può portare una banca in queste condizioni senza che gli organi non sapessero niente. Per organi intendo dire gli organi di vigilanza. E non dimentichiamo che c'è stato un processo qui ad Arezzo, quello per ostacolo alla vigilanza. In questo caso gli amministratori sono stati assolti, quindi non hanno ostacolato la vigilanza. La vigilanza doveva sapere. E perché si è arrivati a questo allora? Quindi ci sono responsabilità diffuse, certamente degli amministratori, ma le responsabilità stanno anche altrove. E noi, dopo questa prima costituzione di parte civile, non ci fermeremo. Andremo a cercare dove le responsabilità ci sono. Abbiamo messo i nostri legali allo studio, abbiamo messo dei consulenti che stanno studiando l'operato della Price e tutta l'attività di bilancio di Banca Etruria, e alla fine tireremo le somme, perché ripeto, se ci sono responsabilità, e ce ne sono anche da altre parti, vede il consumatore ha intenzione di andare avanti fino a accertare fino in fondo il perché, le vere ragioni, si è creato questo misfatto unico in Italia, unico, sottolineo unico, di vedere applicato il bail-in anticipando addirittura le date, perché Berlino doveva entrare in vigore esattamente al 1 gennaio del 2016, perché si diceva che così si sarebbe salvato la banca. Hanno distrutto il sistema bancario.